potete fare così, eh? Per chi non lo sapesse, a un certo punto tutto lo spazio, la grande area dove era appunto Expo 2015, che si sta riconvertendo in questo progetto che si chiama Mind, ha pensato di coinvolgere alcune università. Per la Cattolica un'attenzione è stata data proprio al tema degli eventi. I nostri Baldi hanno realizzato una ricerca mappando, quante sono? Sono 500 pagine di ricerca, quindi diciamo che hanno Treccani, sono andati a mappare in tutto il globo spazi e luoghi che potessero dare suggestioni all'Expo su come sviluppare un'area più legata agli eventi, all'intrattenimento, alle fentagne, alla cultura. Quindi hanno fatto un benchmarking, un lavoro fatto molto bene, sì, dai, molto bene, che è stato già preillustrato, Luca, no? All'Expo. Sì, abbiamo fatto la presentazione e che... però l'8 luglio la presentiamo al ministro dell'istruzione. Ecco, vedremo. La cosa importante, diciamo, che è soprattutto che loro, insomma, mi pare che abbiano apprezzato lo sforzo e anche l'utilità dello strumento. E questo al di là delle ore fatte comunque in aula, della parte più didattica, della parte laboratoriale, eccetera. Questo per dire che c'è sempre un po' una marcia in più, no? Io l'ho notato in questi anni nei nostri partecipanti, e sull'idea di abbassare l'età, forse, io parlo per me, forse lascerei anche il testimone, farei forse venire anche qualche, non dico qualcuno di loro, ma insomma comunque un passaggio di staffetta. Buonasera. Quasi teatrale, un momento quasi teatrale. È un po' tipo Alcolisti Anonimi, no? Siamo tutti qua, sono Lucio, non bevo da. Non per spiegare cosa faccio cultura, faccio cultura, non bevo da 5 giorni. E quindi ecco, forse magari, non so, nei prossimi 5 anni, anche sui docenti, un ricambio anche con i nostri masterizzati, insomma, sarebbe sicuramente il prossimo passo. Dai, è leggero, sono due cose molto veloci. Ma dunque, io faccio il nonno fondatore, più che il padre fondatore, e ricordo che in realtà questo master ha un cuore molto antico, nel senso che in fondo nasce con Paolo, ma con l'idea di Paolo di attualizzare, di appunto riformattare nel presente quella che era un po', che è sempre stata un po' la scuola della Cattolica, che con Mario Apollonio prima e poi con Sisto Dalla Palma propongono un'idea di teatro come occasione di relazione, di incontro, di reinvenzione del territorio e così via, in base ad una idea molto forte che era Gene Apollonio, quella di coro, di coralità. Questa idea di coralità da un'impalcatura teorica, ma anche uno slancio pratico all'attività prima di Apollonio, poi Dalla Palma e poi dei suoi allievi come Claudio Bernardi, che ricordo anche perché insomma, ha diretto il master fino all'ultima edizione. E quindi c'è una continuità molto forte che affonda le sue radici in un passato, insomma, di cui io penso che il nostro, cioè, l'Ateneo della Cattolica debba andare fiero. L'altra riflessione molto veloce è questa, che quello che il master ha saputo fare molto bene è costruire un habitat generativo, un umwelt, è un ambiente di vita generativo, e in questo Paolo, Luca, tutti i loro collaboratori sono stati molto bravi, perché hanno di fatto generato molte iniziative. Anzitutto hanno generato un altro master e in fondo altri due master in realtà. Poi hanno generato iniziative all'interno della Cattolica. Oggi se il nome Cattolica non gli piace. E poi hanno generato tanti studenti, tante realtà, tante relazioni appunto
fatto che siamo qui da Viliero Conte di Pino è testimonianza di tutta una serie di relazioni prestigiose col mondo della cultura milanese, non solo milanese, che si è stato in grado di mettere in piedi. Quindi, ripeto, secondo me questa accoppiata, cioè una radice profonda e meditata, e la capacità di costruire ambienti di vita, quindi in cui si cresce, ecco, c'è l'idea che si cresce sotto tutti gli aspetti, è una accoppiata vincente per quanto riguarda il MEC. Bene, grazie Ruggero, un applauso a te. Dai, adesso per concludere prendo la telecamera io e Oliviero ci dice due parole. Vabbè, intanto grazie di essere venuti, noi siamo molto molto contenti di questa collaborazione con il MEC per tantissimi motivi, un motivo di affinità culturale e progettuale, un motivo anche di amicizia nei confronti delle persone che ci lavorano, anche di una certa consuetudine perché al MEC ogni tanto ci sono passato anch'io, l'idea di riuscire a coinvolgere dei ragazzi e delle ragazze giovani mi sembra assolutamente fondamentale in questo momento. Sono anche molto contento che siate venuti qui a vedere questo spazio, che speriamo faccia altre cose belle come quelle che stiamo facendo adesso. L'idea che abbiamo è che insieme, facendo rete, possiamo crescere e fare delle cose migliori, più interessanti ancora di quelle che abbiamo fatto fino adesso, e non mi sembra poco. Io direi che basta. Siamo a posto, va bene. Possiamo bere qualcosa e...